Ciao! Oggi prepariamo una ricetta buonissima e facile con il fornetto Versilia. Lo conoscete? Questo è proprio l'originale. Mi è stato regalato da mia suocera, un regalo super gradito. È fatto in questo modo. Uno stampo per ciambellone, il coperchio con i buchini e lo spargifiamma. Questo qua è da 28 cm di diametro. All'interno c'è anche il suo libricino. Forno Versilia, breve, tatto, economico, praticissimo, infallibile. Vi permette di cuocere i vostri dolci in estate evitando di riscaldare il forno della cucina. Potete sorvegliare la cottura con la stessa facilità con cui scoprite una pentola. Diffidate dalle imitazioni. Guardate qua, dal 1922, pensate. E queste sono alcune delle ricette all'interno di questo libricino. 6 uova, perché questa è una torta molto grande, e andiamo a separare i tuorli dagli albumi. Mettiamo gli albumi nella ciotola, teniamo da parte i tuorli. È importante utilizzare le uova a temperatura ambiente, perché montano molto meglio. Montiamo tutto con le fruste elettriche. I tuorli, che sono 6, e continuiamo a montare. Ecco qua, le uova devono essere ben montate. A questo punto possiamo aggiungere gli altri ingredienti. 150 ml di olio di semi, uso quello di girasole. Farina, sono 500 grammi, e all'interno della farina aggiungo una bustina di lievito per dolci da 16 grammi. Così. E aggiungiamo la farina setacciata, un po' qua alla volta. Come parte liquida potete scegliere se aggiungere acqua, succo di frutta, latte, va bene anche il latte vegetale, quello che preferite. Io ho utilizzato dell'acqua allungata con un cucchiaio di marmellata d'albicocche, in questo modo è una specie di succo di albicocche. Deve essere bella calda, caldissima. Mescoliamo. Dividiamo l'impasto in due ciotole, due cucchiai di cacao amaro, un po' d'olio sul fondo dello stampo, distribuiamo bene bene con un pennello, bisogna oleare per benino, oppure potete mettere anche la carta forno se preferite. Ungiamo anche la parte centrale, così. Per non farlo attaccare. Farina. Ora non ci resta che versare all'interno l'impasto. Sul cacao. Per renderlo ancora più goloso aggiungiamo un pochino di marmellata, in questo caso marmellata d'albicocche, fatta in casa da me, trovate la ricetta nel sito. Copriamo e portiamo sul fornello. Fornello più piccolo, accendiamo, spargifiamma, appoggiamo così, fiamma al massimo,
facciamo cuocere per 5 minuti con la fiamma molto alta. Poi andremo ad abbassarla e proseguiamo la cottura con la fiamma bassa per più o meno 40-45 minuti. Sono passati 5 minuti, quindi abbassiamo la fiamma al minimo. Eccola. Fornetto potete preparare tantissime ricette, anche salate, come per esempio i pomodori col riso, che io adoro, e oggi li ho fatti in padella perché appunto pensavo di utilizzare il fornetto dopo per la torta, però si possono cuocere senza problemi anche all'interno del fornetto. Potete fare anche le patate ripiene, le melanzane o le zucchine ripiene, le cosce di pollo con le patate, i carciofi ripieni, veramente tantissime ricette, è molto molto comodo. Ora non ci resta che portare pazienza, prendiamo un po' di tempo per riposarci e la torta intanto si cuoce. Con uno stuzzicadente oppure uno spaghetto controlliamo la cottura. È ancora bagnato, quindi non è pronto. Ne sono passati già 20 minuti, posso controllare anche guardando. Wow! Guardate che bello! Sta crescendo benissimo. Chiudo e continuiamo. Uno, due, tre! Si è staccato. Si è staccato perfettamente. Wow! Cottura perfetta. Semplicemente così. Olè! Il ciambellone bicolore è pronto. C'è un profumo delizioso, un peccato che non potete sentire. Tagliamolo insieme. Che dire, grazie Versilia per questa meraviglia. Fa anche rima. Guardate che bello che è venuto. Ma soprattutto è morbidissimo, ragazzi. Adesso lo tagliamo insieme. Volo! Tieni questa, guarda. Tieni qua. Bello svegliarsi e trovare un ciambellone appena fatto, eh? Oh, mamma mia, troppo grosso è stato. Wow! E adesso? Oh! Wow! È caldo, guarda che bello! È morbidissimo! Aspetta ragazzi, c'è la marmellata al centro, è morbidissimo, veramente super morbido. Guardate che bello che è venuto, cottura perfetta, questo che vedete qua al centro morbido è la marmellata d'albicocche.